Ciao a tutti raga, finalmente sono arrivato a 250 iscritti. Con questi 250 iscritti che ho fatto la settimana scorsa sono diciamo più prima e sono qua con la mia bellissima siepe perché sono appunto in piedi sul tavolo. Ciao a tutti raga, se vi ricordate, per attivare la monetizzazione servono 4.000 ore di visualizzazione pubblica e 1.000 iscritti. Per gli iscritti siamo a 250, quindi diciamo che siamo a un quarto del nostro obiettivo, mentre invece per le views siamo solo a 400, non va bene c***o. Dovete fare molto ma molto di più. In realtà ultimamente ho notato che il time watch è stato molto, infatti negli ultimi 28 giorni mi avevo fatto addirittura 100 ore di views, che sono un quarto di quello che ho fatto in un anno intero, e quindi direi che non è male e avete più o meno l'immediato. Ho fatto anche uno di quei miei calcoli pazzi e moltiplicando l'accelerazione gravitale della Terra alla seconda e dividendolo per la forza dell'accelerazione di gravità sono riuscito a capire che ogni 6 minuti c'è una persona che guarda il mio video per un minuto. Cioè significa che ogni 7 minuti almeno uno di voi guarda per un minuto un mio video. E questa cosa ragazzi per me è spettacolare perché mi fa sentire veramente veramente ma veramente famoso. Mi spiego meglio, intendo dire che ogni 6 minuti sul mio canale va una persona che guarda un mio video per almeno un minuto. E adesso devo sentire gli altri qua sotto che dicono sì ma è poco, vabbè, per me è tanto. Diciamo che però per come sono messo adesso gli iscritti e visualizzazioni diciamo che avete capito, la situazione non è delle migliori. Ragazzi, stavo quasi dimenticando una cosa veramente fondamentale. Il video sponsorizzato dall'azienda che si trova qua sotto. La ringrazio veramente tantissimo perché è una delle prime che ha creduto in me ed è la prima sponsorizzazione che riesco a fare. Gigi, ma non c'è scritto niente. Mi dicono dal pubblico che non c'è scritto niente. Ah, ma non ho uno sponsor? Ah, stai dicendo che sono un canale fallito e non mi caga nessuno su YouTube? Ma Gigi, quindi fare 250 iscritti non è servito proprio a niente? Va bene Gigi, dai, ciao ciao Gigi. Cioè diciamo che sicuramente le 2300 visualizzazioni mensili che sto facendo in questo video sono destinate a seguire. Un attimo, mi sposto anche almeno vedete il grafico. Però comunque sono diciamo abbastanza bassine e vorrei che aumentassero. Quindi se volete condividete il video con tutti i vostri amici in modo da darmi visualizzazioni. Sono destinate a crescere perché se io porto una media di un video a settimana, diciamo che in teoria dovrebbero salire, con loro dovrebbero salire anche gli iscritti. E quindi diciamo che questo è il mio proposito per il futuro, dato che io vorrei arrivare almeno a 1000 iscritti. Poi ovvio che per 100.000 iscritti dovrà passare un bel po' di tempo. Diciamo che se io continuassi con questo trend di un video a settimana, spero che le cose si mettano in una curva in salita invece che in discesa, ok? Ed è più o meno quello che sta accadendo. Infatti anche con il live stream sto guadagnando un botto di spettatori e un botto di iscritti. Ma quindi raga, cos'è che voglio fare di questo video? Allora vi spiego, tra un mese ci troviamo qua, esattamente tra un mese preciso, e analizziamo gli spettatori e gli iscritti che ho fatto in questi 30 giorni. La variazione del numero di iscritti, visualizzazione, eccetera eccetera. In modo che se qualcuno volesse provare ad aprire un canale YouTube avrebbe dei dati autentici provati da me su un canale a 250 iscritti. È un modo diciamo anche per aiutarvi a diventare quello che vorreste diventare, ovvero se mi piacerebbe anche a voi diventare youtuber, sempre ovviamente ti piace. Comunque per chi se lo stesse chiedendo, questo monitor qua è nero, non c'è niente, è solo che lo metto qua per essere più professional. Quindi mi raccomando, tra un mese qua sul canale aggiornamento dei dati e quindi diventare un youtuber nel 2021 #2. Però ragazzi, per correttezza ovviamente devo dire una cosa, ovvero che YouTube ovviamente ci fornisce tutti quei dati, i nostri video Il video del PC Scrivania, il video della postazione della Gaming di Spezia e il video della sede della Gaming stanno continuando a dare visualizzazioni nel tempo e portando continuamente le visualizzazioni. Quindi le 2300 visualizzazioni non sono esclusivamente sugli ultimi video, ma ho continuamente dei video che continuano a crescere nel corso del tempo. E quindi le mie 2300 visualizzazioni mensili non sono solo dovute ai video che fa nel mese, ma anche quelli precedenti che continuano a dare visualizzazioni. Un bel modo per fare più visualizzazioni sarebbe quello di fare video in inglese. Infatti, se noi facciamo video in italiano abbiamo circa 60 milioni di spettatori potenziali, ovviamente. Mentre invece se facessimo un video in inglese ne avremmo 7 miliardi, ovvero tutto il mondo. Non sono però poi 7 miliardi perché tra chi ha l'accesso vietato, tra chi non ha internet, tra chi non conosce l'inglese e tutte queste balle qui sarebbero di meno. Però considerare che anche solo tutta l'Europa, ovvero mezzo miliardo di persone, potessero guardare i nostri video è veramente qualche gradino sopra rispetto a... E passano le macchine. È veramente qualche gradino sopra rispetto a solamente l'Italia, giusto? Che si passerebbe da 60 milioni a circa mezzo miliardo di persone. Quindi innanzitutto ci sarebbe molta più gente che guarderà i vostri video. E poi in particolare gli sponsor sarebbero più disposti
a pagare di più per la loro pubblicità di un video in inglese. Infatti anche per loro sarebbero più sponsor e quindi in questo modo noi guadagneremo di più. Quindi sarebbe, diciamo, un modo per far guadagnare di più i nostri cari amici di YouTube. Però non vi nascondo allo stesso tempo che io non ho mai fatto questa cosa, perché per me sarebbe, diciamo, abbastanza impossibile. Facciamo una prova a parlare in inglese e assumo un po' quello che ho detto in questa ultima parte del video. The best important thing for do video is do video in English, because in English there is more people that can watch your video, and in this method you can monetize, you can earn more money, and you believe are rich people. Diciamo che, come avete visto, questa prova non è andata molto bene, motivo per il quale io preferisco sempre fare video in italiano. Ditemi anche voi se preferite. Niente raga, quindi se volete sapere come va un piccolo canale di 250 iscritti, quante visualizzazioni fa, quanto può guadagnare, quante ore di visualizzazioni fa, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale qua sotto, lasciate il like al video, fatemi pure delle domande, tanto risponderò sempre nel limite del possibile a tutte, nel limite del possibile dico, perché tanto poi lo so che risponderò a tutte, però nel caso dovessero arrivare 3000 domande sarebbe un po' difficile farlo, anche se poi 3000 domande diciamo che non arriveranno mai. Quindi ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto, lasciate un like al video, se non siete messo a casa di dislike. Non dimenticate di iscrivervi al canale, soprattutto di seguirmi su Instagram, tra l'altro, Vasco Valli. Direi che ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Da Francesco Valli è tutto. Ciao!